Buonasera a tutti e benvenuti a questo terzo webinar legato al tema della miastenia grave, un incontro tra medici e pazienti. È il nostro terzo appuntamento, un appuntamento organizzato da Osservatorio Malattie Rare in collaborazione con AIIM, l'Associazione Italiana Miastenia e Malattie Immunodegenerative Amici del Besta e con il contributo non condizionante dell'azienda biotecnologica Argenx. Perché siamo di nuovo qui e soprattutto perché siamo qui oggi ad un anno dal primo di questi tre appuntamenti? Naturalmente perché ci piace stare insieme a voi, ma soprattutto perché abbiamo delle novità, soprattutto abbiamo dei dati internazionali e anche nazionali. E sono i dati che, ancora preliminari, ma saranno definitivi e pubblicati a novembre, sono i dati dello studio osservazionale internazionale My Real World MG, dove MG sta naturalmente per miastenia grave, uno studio che è stato lanciato proprio un anno fa attraverso un webinar con questi stessi attori, quindi insieme ad AIIM e grazie ad Argenx. Ora, ad un anno di distanza, questo studio è chiuso e appunto oggi vi daremo in anteprima i dati più importanti che a novembre troverete pubblicati con tutti i dettagli proprio nel sito dell'associazione www.miastenia.it. Ma non parliamo soltanto di questo oggi, parliamo anche di un secondo studio che si chiama Cargill-Barden, nel quale si va ad indagare non tanto la vita dei pazienti come nel primo studio, ma la vita di chi li accompagna e li sostiene, appunto il caregiver. Ciò che unisce, oltre alla patologia, naturalmente, questi due studi è il fatto che gli italiani, pazienti e caregiver, si sono rivelati essere veramente i numeri uno nella partecipazione. Lo hanno fatto nel primo studio e lo stanno facendo ora nel Cargill-Barden. Quindi andremo anche a esaminare i dati specifici che vengono dal nostro paese, perché sono molto significativi anche dal punto di vista numerico e molto importanti. E naturalmente andremo, come abbiamo fatto anche nelle volte precedenti, a raccontare delle storie. Questa volta ci sono due storie e sono due storie legate tra loro, perché sono le storie di una mamma e di una figlia. Chiaramente una delle due è paziente, l'altra è caregiver, ma non ve lo sveliamo ora, aspettiamo quando sarà il momento, così aspettate fino alla fine per sentire direttamente le loro storie. Per chi non ci avesse seguito fin dall'inizio, faccio un brevissimo riepilogo. My Real World MG è ovviamente il nome dello studio, ma è anche il nome dell'app che è stata utilizzata per condurlo questo studio. Quindi è uno studio molto smart, no? Molto, molto nuovo anche nella tecnologia utilizzata. La tecnologia e l'app quindi è stata messa a disposizione e realizzata da VTouches, in collaborazione con ben nove associazioni di pazienti in tutto il mondo, tra cui naturalmente AIIM, e sempre con il sostegno di Argenx. Direi che è venuto il momento di vederli questi dati, perché sono veramente importanti e significativi, e aprono proprio una quantificazione di che cosa vuol dire vivere con mia o miastenia, chiamatela come preferite, comunque una malattia rara e di grandissimo impatto. Direi di farci presentare intanto il quadro dei dati internazionali dal dottor Renato Mantegazza, che ormai conoscete tutti, almeno chi è stato con noi negli altri appuntamenti, e lui è presidente dell'associazione AIIM.
ma è anche direttore della neurologia 4, neuroimmunologia e malattie neuromuscolari della Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Facciamo entrare il dottor Mantegazza. Il dottor Mantegazza che era con noi fino a poco fa, dove lo vediamo? Eccolo qua. Eccoci, buongiorno a tutti. Io vi racconterò quelli che sono i dati, risultati, diciamo, globali di questa esperienza che stiamo vivendo attraverso lo studio My Real World MG. Se mi date la prima diapositiva, allora questo sapete già tutto, avanti. Ok, quello che possiamo dire è che, diciamo così, la miastenia è una malattia che colpisce di fatto sia uomini che donne. Quando io ero più giovane si pensava che la malattia fosse essenzialmente appannaggio delle donne giovani e col passare degli anni questo è naturalmente cambiato. Certamente sotto i 40 anni sono prevalentemente donne, ma sopra i 60 anni e dai 60 in su anche gli uomini sono fortemente rappresentati. Quindi, da questo punto di vista, possiamo dire che diciamo così, qualsiasi età può essere in realtà rappresentata nella manifestazione di malattie. I primi sintomi. In genere, per avere una diagnosi appropriata, può anche essere lungo, il tempo. Diciamo che, i primi sintomi compaiono sui 40,5 anni come media, l'età della diagnosi è un anno e mezzo dopo. Naturalmente questo per le forme così meno gravi non è tanto problematico, naturalmente per le forme più gravi può anche essere una cosa piuttosto seria. Quindi sappiamo da questo diciamo rilievo che stiamo facendo che il 36% dei partecipanti la gravità della malattia al momento della diagnosi non era da moderata e grave, non è banale, perché è molto più di un terzo dei pazienti. Questo fa pensare che naturalmente avere un ritardo di un anno e mezzo può avere delle conseguenze. Qualità della vita è un altro degli elementi che viene analizzato e attraverso questo si può comprendere quant'è il peso della malattia e i bisogni dei pazienti. E per valutare questi aspetti dobbiamo utilizzare delle scale. Un altro indice di monitoraggio, quello delle ospedalizzazioni, è un altro diciamo parametro fondamentale, quello delle comorbidità. Passiamo alla prossima. Allora, quello che possiamo dire è che la qualità della vita nella miastenia è inversamente proporzionale alla gravità della malattia. Infatti, qui vedete che nel campione che noi abbiamo analizzato, la pila è molto piena quando la malattia è lieve e man mano che si va verso delle condizioni di maggiore gravità, la pila diventa più svuotata, no? E quindi
la pila ci dà un po' un indice di quello che è la qualità della vita. Più siamo vicini all'uno, meglio è, e più ci allontaniamo, certamente peggio. Ok? Avanti. Allora, ci sono problemi che la malattia in realtà ha come impatto nella vita degli individui, in particolare su quella di poter fare progetti anche a lunga scadenza e sulla vita lavorativa. Per quanto riguarda l'analisi sul campione studiato, diciamo che quello che salta all'occhio è che il 51% dei pazienti ha difficoltà a muoversi nei luoghi pubblici, il 61% ha difficoltà a soddisfare i bisogni della famiglia, il 68% ha certamente una modificazione delle attività sociali, addirittura quasi l'80% non riesce a svolgere i propri hobby e l'84% ha difficoltà a fare dei piani, dei propositi. Sul piano della salute mentale, il 55% si sente sopraffatto dalla malattia, lo stesso percentuale è depressa e il 75% dei pazienti dice di essere frustrato. Nella vita quotidiana abbiamo naturalmente degli impedimenti che proprio dipendono direttamente dai sintomi della malattia, no? Quindi si può avere 47% difficoltà ad alimentarsi, 44% difficoltà nel parlare, anche addirittura quasi il 40% ha problemi con l'igiene personale. Naturalmente il movimento proprio a causa della malattia è un elemento molto significativo, quindi il 60% quasi dei pazienti ha difficoltà a camminare, a essere indipendente, e poi non parliamo del problema della vista, dove quasi il 70% ha problemi con gli occhi perché c'è la diplopia e quindi c'è l'aptosi, questo incide enormemente, ancor più che sul piano della severità, sul piano proprio della qualità della vita. E i pazienti dicono nell'80% dei casi, e questo è un dato molto preoccupante, che la loro vita lavorativa è condizionata dalla malattia. Avanti. Quindi sintomi che sono quelli più, diciamo, tipici della malattia sono, e che sono riportati, sono quelli legati al vedere doppio, diciamo alla capacità ad esempio di lavarsi i denti o pettinarsi come esempio di un difetto nel movimento, anche sulla mobilità personale, la difficoltà a alzarsi da una seggiola, e poi ci sono i sintomi, diciamo, che sono più preoccupanti dal punto di vista del neurologo, difficoltà a parlare, masticare, deglutire in più del 40% dei pazienti. E questo dato, che deve essere secondo me poi interpretato, addirittura il 60% dei pazienti riferisce una difficoltà della respirazione. Questa attività della vita quotidiana corrisponde a una scheda e questi sono gli elementi che la caratterizzano, che è una scheda di valutazione delle attività di vita quotidiana, che è una scheda internazionale, cioè validata in quasi tutti i paesi, certamente paesi cosiddetti occidentali sviluppati. Avanti. C'è poi il problema delle comorbidità. Quindi questo spesso le comorbidità sono legate alla malattia,
malattia certamente, ma soprattutto ai farmaci che si devono utilizzare. E naturalmente, come vedete, molte persone hanno una pressione alta, soffrono di depressione, hanno alti livelli di colesterolo e possono avere problemi gastrointestinali. E ancora il 20% ha dei problemi di ansia. Queste sono, diciamo così, manifestazioni che devono far pensare quanto questa malattia incide sia a livello psichico, ma poi anche proprio a livello somatico, cioè dell'organismo. Avanti. Diciamo che dall'analisi del campione che noi abbiamo potuto analizzare fino adesso, più del 30% dei pazienti è andato al pronto soccorso, e questo è un dato abbastanza importante e impressionante, anche oserei dire, e il 10% dei pazienti è stato ricoverato in terapia intensiva. Quindi l'esperienza della terapia intensiva è un'esperienza molto traumatizzante che poi rimarrà e rimane a lungo nel vissuto dei pazienti, quindi questo è veramente un dato molto importante. Avanti. Quindi in conclusione possiamo dire che la malattia colpisce a questo punto entrambi i sessi, anche se le giovani donne adulte sono quelle, diciamo così, ancora tra le più colpite, che l'80% dei pazienti ha una difficoltà nella vita lavorativa, il 56% ha avuto dei problemi di mobilità, cioè questo è evidenziato da una cosa molto semplice, qual è l'analizzare il modo con cui il paziente si alza dalla seggiola, e più della metà dei pazienti si sente depresso. Per cui questi sono dati veramente impressionanti. E i dati che ci ha dato a livello internazionale sono veramente, veramente toccanti. Sentire dire che le persone non riescono ad alzarsi dalla sedia, insomma, questa è veramente una cosa di tutti i giorni che ci fa sentire quanto può essere pesante avere questa patologia. Però io direi adesso andiamo anche a vedere l'esperienza specifica dell'Italia col professor Francesco Sacca del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive dell'Università degli Studi di Federico II di Napoli, e poi tanto il dottor Mantegazza rimane con noi, alla fine delle due relazioni andiamo a fare anche delle domande che nel frattempo stanno arrivando da alcuni colleghi giornalisti, altre me le sono segnate io, quindi poi andiamo a vedere alcune cose più nel dettaglio, però sentiamo intanto l'esperienza italiana. Sì, buon pomeriggio, grazie mille della presentazione, e è un piacere ovviamente parlare di dati italiani, soprattutto dopo che il professore Mantegazza ha presentato quelli internazionali. Quindi un pochettino cercheremo insieme di fare un po' la differenza tra quella che è l'esperienza mondiale e quelli che sono i dati invece italiani. Possiamo anche andare avanti, così mostriamo subito, entriamo un po' nel vivo di quella che è la popolazione che è stata studiata in Italia, perché tutto sommato rappresenta una fetta innanzitutto molto grande rispetto al totale, questo lo voglio dire con grande orgoglio, perché l'Italia ha contribuito tantissimo alla costruzione di questa banca dati internazionale. La popolazione italiana rispetto a quella internazionale, almeno in questo studio, è un pochettino più giovane. No, la differenza non è enorme, però comunque è percettibile. E altro dato che emerge dall'analizzare la popolazione così in generale è che il tempo alla diagnosi sembrerebbe essere più breve rispetto a quella di altri paesi che hanno partecipato allo studio. Anche di conseguenza, quindi, l'età alla diagnosi
torniamo un attimo, ecco, perfetto. Quindi anche l'età della diagnosi è più bassa rispetto a quella che vediamo a livello mondiale. Donne sono maggiormente rappresentati nella nostra casistica, con un rapporto di un terzo uomini e due terzi donne nel numero complessivo di pazienti arruolati in questo studio. E il 23% delle donne sono sotto i 40 anni. Quindi tutto sommato potremmo dire che una popolazione ben rappresentativa di quella che è la nostra idea di miastenia, forse manca un po' di persone un po' più anziane, che probabilmente, bloccate un po' dall'accesso tramite dispositivo mobile, non hanno potuto partecipare a questo studio. Quindi forse lì è l'unica fetta di popolazione che manca a questo studio per essere poi esattamente rappresentativa della casistica italiana. D'accordo con i dati poi internazionali, la gravità della malattia è da moderata a grave in un terzo dei casi delle persone che hanno partecipato a questo studio. Andiamo pure avanti, così parliamo adesso invece della qualità di vita. Avete visto prima, il professore Mantegazza vi ha parlato un pochettino in generale della qualità di vita, e anche qua confermiamo che la qualità di vita è fortemente legata alla gravità della malattia. Se abbiamo una malattia molto grave, abbiamo di conseguenza una qualità della vita molto bassa. Bisogna dire che comunque i pazienti con malattia molto grave che hanno partecipato a questo studio, almeno la popolazione italiana, sono stati pochi. Quindi anche se vedete questo rosso, quest'ultima linea dove dice molto grave 0,33, in realtà sono un numero piccolo di partecipanti. E bisogna dire la verità che comunque vediamo come nelle forme gravi c'è sicuramente una riduzione della qualità di vita rispetto alle forme lievi, ma che comunque si mantiene a dei livelli tutto sommato accettabili rispetto a quelle molto gravi. È lì che abbiamo il salto di qualità e quindi un impatto importante sulla qualità di vita, anche perché molto grave significa spesso anche maggiori ospedalizzazioni, maggiori ricoveri in pronto soccorso e quindi un impatto davvero molto molto importante sulla qualità di vita dei pazienti e delle pazienti. Andiamo avanti. Dicevamo prima, qualità di vita, quello che avete visto prima è una misura molto generale, che quindi ci dà un numero e basta, ma dov'è che la miastenia gravis ha un impatto? In quali aspetti della qualità di vita? Così come abbiamo visto nell'altra popolazione, qua parliamo anche di famiglia, di salute mentale e di attività della vita quotidiana. Famiglia, che cosa vuol dire? Vuol dire soddisfare i bisogni delle famiglie, soddisfare le esigenze sociali dei nostri pazienti, ma ancora di più quello che emerge è che sono proprio gli hobby e la capacità di pianificazione familiare che vengono fortemente colpiti dalla malattia. È ovvio che in una piramide, in una scelta di sopravvivenza in generale, gli hobby rappresentano un qualcosa che viene tagliato prima e che purtroppo però va ad impattare molto sulla qualità di vita dei nostri pazienti. Salute mentale, anche questa viene impattata, soprattutto abbiamo un 43% di persone che riferiscono depressione o sensazione di frustrazione nel 61%. Non sono diagnosi psichiatriche, teniamolo a mente, però sono in qualche modo dei riferiti da parte dei pazienti e quindi vanno sempre tenuti molto in considerazione. Per quanto riguarda l'ultima colonna di attività della vita quotidiana, abbiamo difficoltà in vari ambiti, dall'alimentazione al parlare, alla cura e igiene, al camminare. Però vediamo come i numeri più alti li abbiamo con occhi e vista, e questo è facilmente intuibile perché a vedere doppio, in qualche modo, avere una palpebra che scende sull'occhio e ci rende difficile la visione, impatta ovviamente tantissimo sulla qualità di vita. E anche la vita lavorativa viene a essere impattata. Quindi anche qua emerge un altro aspetto molto importante da sottolineare più volte, come la malattia vada ad impattare sulla vita lavorativa. Spesso, come avevamo già un pochettino visto nella precedente edizione, anche sulle prospettive di studio e quindi di conseguenza anche lavorative. Andiamo avanti. Nel vedere l'impatto sulle attività invece quotidiane, questa che vedete qui con questi cinque elementi, dalla deglutizione, respirazione, vista, mobilità degli arti superiori, mobilità di quelli inferiori, è una scala classica che utilizziamo per misurare l'impatto della malattia, e vediamo come tutti gli ambiti sono in qualche modo colpiti. Quelli della deglutizione forse meno degli altri,
la respirazione tanto. Ricordiamo che la miastenia gravis impatta molto sulla respirazione ed è uno dei motivi per cui spesso i pazienti ricorrono a cure intensive o a cure urgenti in generale. Ma anche la diplopia, per esempio, quindi vedere doppio, l'aptosi, la palpebra cadente, hanno un impatto fino al 50% dei pazienti, così come la mobilità degli arti superiori. Quando vediamo qua lavarsi i denti e pettinarsi i capelli, sono espressione della capacità dei pazienti di muovere gli arti superiori. Oppure mobilità come arti inferiori fino al 47%. Andiamo avanti. Adesso parliamo di comorbidità, perché questo forse è uno degli aspetti più importanti che vediamo come differenza rispetto alla popolazione generale, perché non vediamo molti dei problemi che vediamo prima, ma il 7-5% per esempio ci riporta problemi tiroidei, un 6-7% osteoporosi, poi pressione arteriosa elevata, livelli elevati di colesterolo e ansia come manifestazione psichiatrica. E questo in qualche modo, se vi ricordate un po' le immagini di prima che abbiamo visto con il professore Mantegazza, sono un po' diverse, quindi abbiamo la comparsa per esempio dell'osteoporosi che prima non trovavamo. E questo va, dobbiamo in qualche modo ricordarci che parliamo di persone comunque giovani, quindi un'età media giovane delle persone che hanno partecipato e che continueranno a partecipare a questo studio. Nonostante questo, il livello di complicazione, di problemi, molti di questi legati ovviamente alla terapia farmacologica che si porta avanti nella miastenia gravis, ci rende conto di quanto la malattia vada ad impattare anche a causa dei farmaci in maniera considerevole, e questo a sua volta finisce per peggiorare spesso la qualità di vita o rendere necessarie più e più visite e sfruttare sempre di più il sistema sanitario, che al di là del costo è comunque un peggioramento della qualità di vita delle nostre pazienti e dei nostri pazienti, e spesso legato all'uso di corticosteroidi. Quindi se proprio vogliamo dare la colpa a un farmaco è proprio questo. Andiamo avanti. Ospedalizzazione. Per fortuna su questo siamo su livelli molto simili a quello che abbiamo visto a livello mondiale, quindi parliamo di un circa 30%, qua vediamo 28%, ma sono differenze davvero molto simili di accesso e di solo un 8% di ricovero in terapia intensiva. Quindi numeri molto simili a quel 30-10 che abbiamo visto prima, che però comunque ci danno un'indicazione importante che anche i nostri pazienti, e anche i nostri pazienti che sono comunque un po' più giovani di quelli della popolazione mondiale, spesso necessitano di accesso al pronto soccorso e di ricovero in terapia intensiva. Avanti. Ecco, quindi anche qua, volendo concludere, dare dei numeri e un messaggio molto semplice alla fine di questa prima analisi dello studio sulla qualità di vita dei pazienti mastenici, possiamo dire che i pazienti italiani sono un poco più giovani di quelli della popolazione mondiale, che c'è vediamo un impatto davvero notevole sulla attività lavorativa. 72% ha difficoltà lavorative, questo veramente ci sbalordisce, perché significa che la prospettiva delle persone, e sappiamo quanto il lavoro sia importante ovviamente nella nostra società, nella nostra cultura, forse in Italia un po' meno che nel mondo, però voglio dire, al di là delle battute, è comunque incredibilmente importante, quindi un impatto del 72% pesa molto, e quasi l'80% ha difficoltà nel pianificare la propria vita, soprattutto dal punto di vista familiare. 50% ha una riduzione della capacità di muovere gli arti superiori e quindi di conseguenza di compiere molti gesti dell'attività quotidiana, e addirittura quasi il 43% si sente in qualche modo depresso. Quindi anche se non è una diagnosi psichiatrica di disturbo depressivo maggiore, comunque è un sintomo riportato che va tenuto in grande considerazione. Comorbidità leggermente diverse rispetto a quelle mondiali, però al di là delle diversità, al di là delle percentuali diverse, comunque ricordiamo che l'impatto della malattia nel causare altre malattie a causa della terapia farmacologica, anche qui emerge come importante e va tenuta in assoluta considerazione. Bene, con questo diciamo, spero di avervi dato un po' un riassunto breve di quella che è l'esperienza italiana con questo progetto e di come la popolazione italiana in qualche modo è leggermente diversa rispetto a quella mondiale.
Grazie professore, e poi su queste diversità andremo un po' a scavare per capire bene insieme a lei, insieme al dottor Mantegazza, ma ora io voglio coinvolgere un po' i nostri spettatori. Come si dice, gli spettatori webinar saranno sempre spettatori, no? I nostri spettatori online, i nostri amici ormai dopo 3 appuntamenti. Quello che vorremmo, intanto questo riguarda pazienti e caregiver, è avere da voi delle risposte ad alcune domande. Queste domande io adesso ve le leggo e voi potrete risponderci scrivendo nella chat. Chi però volesse prendersi più tempo per pensarci o farlo comunque più tardi, vi manderemo un questionario alla fine di questo appuntamento. Vi arriverà nella stessa mail con la quale vi siete registrati e vi chiedo veramente, se potete, ma una cosa molto veloce, di compilarlo, così come siete stati tutti bravissimi nell'utilizzare l'app. Nel frattempo che io vi leggo queste domande, i nostri giornalisti, quelli che ci stanno seguendo, fra poco vedranno comparire sullo schermo un avviso e lì potranno scaricare il comunicato stampa di questo evento, quindi con una sintesi anche di quello che si è detto fino ad ora. Ecco, l'ho visto già comparire, lo potete scaricare, quindi usatelo per favore, se possibile. E adesso vi leggo le domande. La prima, chiaramente, è che cosa ne pensate voi dei risultati che sono stati esposti, voi come pazienti o voi come caregiver magari, ma soprattutto come pazienti, perché per ora abbiamo parlato di questo, dei caregiver parliamo poi. Cosa pensate? La seconda domanda, naturalmente, è se voi, per la vostra esperienza personale, vi ritrovate in questi dati. Sia i dati che riguardano l'esperienza fisica, dei disturbi, non alzarsi dalla sedia piuttosto che altre cose, oppure anche gli stati d'animo, la depressione, l'ansia, le cose di cui Sacca e Mantegazza ci hanno appena parlato. Quindi cosa ne pensate, se vi ritrovate? E alla fine l'ultima domanda, che è una domanda molto importante, è: qual è secondo voi il maggiore bisogno insoddisfatto nella mia asterina, naturalmente? Quindi uno solo, se doveste fare una scelta, il bisogno più importante che deve avere una risposta, secondo voi qual è? Ecco, io vi chiedo veramente di scrivere queste cose in chat. È vero che ci sarà poi il questionario, ma ci servono anche per andare avanti, per avere un vostro feedback diretto. Quindi, cosa ne pensate dei risultati? Se vi ritrovate nei dati esposti e qual è il principale bisogno da soddisfare nell'immediato, il primo che voi scegliereste per voi. Quindi mi raccomando, durante l'evento pensateci e scriveteci, altrimenti rispondete poi al questionario finale che arriverà via mail. E ora direi di far entrare direttamente tutti e due i nostri specialisti, Mantegazza e Sacca, per porre loro delle domande. Alcune sono arrivate nel frattempo dai giornalisti che stanno partecipando a questo evento, e poi scegliete voi chi risponde, se l'uno piuttosto che l'altro, a seconda della domanda. La prima probabilmente è bene che rispondiate tutti e due. Ed è questa: dalla vostra prospettiva, quali sono i più importanti bisogni insoddisfatti? La stessa cosa per i nostri utenti, e quindi la chiedo anche a voi. Inizia. Prego, vai Renato. Ma io penso che bisogni che non sono soddisfatti sono quelli di poter ottenere una cura selettiva e efficace che consenta, diciamo così, il più possibile una vita normale. Questo è, secondo me, il bisogno più importante, non compiutamente soddisfatto. E Sacca cosa si dice?
Ma assolutamente d'accordo. Poi, se questo debba passare attraverso farmaci maggiormente efficaci, attraverso riduzione degli effetti collaterali, attraverso farmaci efficaci in quelle forme refrattarie di malattie, ovviamente questo è un'aggiunta rispetto a quello che ha appena detto il professore Mantegazza, e quindi diciamo sono grosso modo della stessa opinione. Bene, poi andremo a paragonare queste vostre risposte con quelle dei pazienti, perché a volte le prospettive possono anche leggermente discostarsi. Sicuramente anche i pazienti vogliono la guarigione e la terapia, su quello non c'è dubbio, però magari nell'immediato, da quello che sto vedendo dalle risposte, qualcuno intanto vorrebbe un'organizzazione sulla presa in carico più veloce, più chiara. Insomma, molto, molto quotidiane le loro risposte, quelle che stanno arrivando. Forse perché quando c'è una malattia rara, per tanti anni ti hanno detto che non c'è terapia, un po' ti abitui a questa cosa che non ci sia, no? La prospettiva. Quindi intanto guardi a qualcosa di più immediato. È bellissimo che si stia pensando comunque all'arrivo di terapie. Magari questo potrebbe veramente cambiare. Passiamo alla seconda domanda che riguarda le comorbilità in Italia e quindi questa la farei probabilmente a Sacca. Ma perché questi pazienti italiani ce ne hanno diverse da quelle degli altri paesi? In fin dei conti, siamo una popolazione abbastanza simile. Ma sicuramente sì, però abbiamo qualche differenza nella popolazione arruolata, abbiamo un'età diversa, abbiamo per esempio manca una fetta di pazienti un pochettino più avanzati, no? Come età, come abbiamo detto prima, probabilmente a causa un po' dell'accesso a dispositivi mobili, a tecnologie diverse, quindi un po' da questo punto di vista cambia. Un po' dobbiamo anche tenere presente che si tratta di dati autoriportati da pazienti, quindi magari non sempre sono diagnosi, ma sono magari problemi o significa assunzione per alcuni di terapie preventive in quel settore lì piuttosto che una diagnosi vera e propria. Quindi col beneficio del dubbio dobbiamo dire che questo potrebbe essere uno dei motivi per cui vediamo differenze tra una popolazione e un'altra. Poi ovviamente abbiamo anche fattori genetici, fattori che proteggono una popolazione rispetto a un'altra. Quindi direi che è un po' presto per dire questo, ma questi fattori qua, insieme anche ad altri fattori di terapia, l'utilizzo di alcuni farmaci in un paese rispetto a un altro, possono sicuramente incidere sui numeri che vediamo dal punto di vista delle comorbidità. Se posso, diciamo, implementare su quello giustissimo che ha detto il professor Sacca, io quello che metterei anche al fuoco è gli italiani potrebbero avere anche uno stile di vita e delle aspettative rispetto al loro stile di vita diverso. Che ne so, dagli americani o i tedeschi, perché poi esistono anche dei problemi culturali che influenzano molto le aspettative di quello che può succedere di fronte a una malattia cronica. E questo può essere anche la risposta riguardo all'osteoporosi? Questa osteoporosi che insomma è in crescita, ma in questi dati non si vede in crescita allo stesso modo. Vuoi rispondere tu, Francesca? Sì, anche, ma potrebbe essere questo. Se ci riferiamo alle aspettative, se ci riferiamo anche alla prevenzione, sicuramente potrebbe far parte anche questo di uno di questi aspetti qui. Ovviamente è da indagare, bisogna un pochettino capire, filtrare per terapie utilizzate, filtrare per età. È un lavoro di ricerca e di indagini che condurremo, perché attualmente è in atto ovviamente un lavoro su tutti questi dati qui, però può influenzare molto anche su questo, assolutamente sì. Sì, potrebbe anche essere, adesso qui un progetto sesso in piccionaia, diciamo così, in paesi come gli Stati Uniti alcuni in realtà meccanismi di screening sono magari meno efficaci proprio perché l'organizzazione sanitaria è differente. Ad esempio, lo screening sull'osteoporosi potrebbe essere fatta e condotta in maniera differente. Quindi non emerge poi per quel motivo lì. Allora, vedo che questo studio ha aperto
dei campi da approfondire, quindi già questo è molto positivo. E quindi la domanda che poi che vi faccio dopo è veramente conseguente. I risultati che sono usciti da questi risultati preliminari, ma poi insomma poco cambieranno, immagino, rispecchiano quanto in realtà rispecchiano la vostra esperienza clinica e quanto in realtà magari accendono dei campanelli per andare a vedere altro, per illuminare dei lati che potevano essere rimasti o sopravvalutati o sottovalutati. Poi in realtà questo non lo so, ditecelo voi. Se posso dire, allora dal punto di vista della valutazione clinica, secondo me rispecchiano piuttosto bene quello che perlomeno è la mia personale esperienza. Quello che probabilmente rivela questo studio è quanto la malattia incide su alcuni aspetti che forse in termini di visita sono sottovalutati, forse su cui il neurologo ha anche poco possibilità di agire. Ad esempio, se uno decide di rinunciare al lavoro, non è che è una cosa che puoi risolvere con delle ricette, ecco. Certamente quello che noi dobbiamo fare è capire di più perché questo succede, forse. Sì, anch'io mi ricollego a questo aspetto del lavoro perché secondo me è molto interessante. Forse apre, in qualche modo ci spinge anche ad accrescere la nostra sensibilità in questa direzione, perché non sempre l'abilità, la capacità e la propensione al lavoro fa parte delle domande standard di un ambulatorio, no? In cui non è che chiediamo spesso ai pazienti se vogliono, possono, sì, se possono lavorare o meno, ce ne facciamo un'idea dalla disabilità, però non è sempre una di quelle domande dirette che arriva al paziente. Forse questo insegna anche a me nella pratica clinica come chiederlo, capire come possiamo fare noi per aiutarlo, che tipo di programmi. Per esempio, pensiamo anche agli aiuti che molte università hanno per la disabilità e come spingere il paziente ad utilizzarle potrebbe far parte sempre di più dei nostri ambulatori. Quindi a me ha insegnato questo, per esempio, a chiederlo molto più spesso, ad essere molto più vicino ai pazienti su questo punto qui. Bene, io direi che la maggior parte delle domande le abbiamo già viste. Io la vorrei fare in realtà un'altra che si collega proprio a questo tema del lavoro. Ma secondo la vostra esperienza, poi non so se ve ne occupate proprio voi o magari altri del vostro staff, i pazienti vi richiedono aiuto per diciamo, l'esenzione dal lavoro, insomma anche l'invalidità, problemi che hanno per ricollocarsi. Per questo credo, vista l'età delle persone di cui stiamo parlando, soprattutto in Italia, sia un tema molto importante. Allora, sicuramente è una costante in ambulatorio fare questa richiesta di, diciamo così, certificazioni per ottenere, che ne so, avvicinamento piuttosto che facilitazioni per recarsi al lavoro e così via. Però effettivamente c'è stato poco, secondo me, l'aggancio poi con la realtà dei pazienti, che invece qui in questo studio viene fuori in maniera molto, molto bene. E l'altro aspetto è noi non siamo noi a dover garantire certi tipi di, diciamo così, cautele o diciamo decisioni tra l'assicurativo e il protezionistico verso i pazienti. E mi fa venire in mente questo che una volta un collega, che adesso non è più perché è andato in pensione al neurologico, organizzò un evento con i medici legali. Cioè ci sono delle differenze estreme
nella, ad esempio, concessione delle invalidità nel paese, perché non c'è un comportamento omogeneo da parte dei medici che poi sovrintendono questo aspetto. Spesso quello che ci raccontano i pazienti è che loro si sentono di essere valutati da persone che non sono in grado assolutamente di valutare la situazione della miastenia. Credo che sia una cosa comune questa, non so che ce ne dice il professor Zaccà. Assolutamente comune, standard, devo dire anche trasversale rispetto a tante malattie neurologiche, cioè la tendenza è sempre quella, perché ovviamente i pazienti vogliono vedere riconosciuti alcuni diritti, molto più verso la certificazione di invalidità che verso richieste particolari di inserimento nel posto di lavoro o facilitazione, devo essere sincero come mia esperienza personale, però mi viene in mente che a questo punto, oltre alla richiesta di invalidità, forse le nostre aziende dovrebbero dotarsi di alcune strutture per facilitare l'impiego e facilitare anche l'istruzione ai pazienti con disabilità. Questo potrebbe essere un po' un salto di qualità piuttosto che fare certificati di invalidità, di accompagnamento e così via, perché potrebbe essere poi alla fine molto, molto più utile questo che altro. Sì, quello che ci raccontano in effetti i pazienti è anche un po' di stigma, di superficialità, nel senso Esatto. che quando si riferisce alla stanchezza, la risposta a volte è sì, sono stanco anch'io, però lavoro lo stesso, faccio lo stesso. Quindi è brutto sentirsi dire queste cose quando uno veramente ha una patologia, soffre. E a volte questo poi si riflette, come dicevate, anche quando si fanno richieste importanti come l'invalidità. Quindi grazie, grazie di aver risposto a questa domanda perché dai pazienti è molto sentita e ci stavano proprio scrivendo questa cosa. Io direi che a questo punto continuano ad arrivare tantissime risposte alle domande che ho fatto prima e vi ringrazio moltissimo. Ringrazio i pazienti, ringrazio il professor Sacca e il dottor Mantegazza che rimangono comunque con noi se ci dovessero essere altre altre cose da andare a capire meglio, ma direi di passare all'altro lato, cioè il lato che in realtà non è altro, ma è proprio a fianco di chi è vicino alle persone con miastenia, il caregiver. E quindi l'altro studio, quello che si concluderà a febbraio, più o meno intorno alla giornata delle malattie rare, che ormai, insomma, lo sapete, è il 28 o il 29, quando c'è di febbraio, appunto un giorno raro, e ne vorrei parlare con la dottoressa Fiammetta Vanoni, che anche lei fa parte della Neurologia 4 della Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, che sta seguendo proprio lo studio sulle caregiver burden, quindi le questioni che riguardano il caregiver e l'impatto che la miastenia ha anche sulla loro qualità di vita. Chiaramente sono dati molto preliminari, perché lo studio deve andare ancora avanti, però qualche indirizzo ce lo danno già e quindi vorrei che ce lo desse lei, che ce lo spiegasse. Sì, allora sì, io presento un po' diciamo i primi dati preliminari, come diceva lei, di questo studio, che è uno studio che finalmente pone al centro dell'attenzione il caregiver, che è una figura essenziale, diciamo, di supporto nelle patologie croniche come, diciamo, come la miastenia gravis. Quindi è importante prenderlo in considerazione. Allora, questo studio l'avevamo introdotto all'ultimo webinar, diciamo, di febbraio. Se passiamo alla prossima slide, vediamo che è uno studio che in realtà ha coinvolto più paesi in Europa, non soltanto l'Italia. Infatti partecipano anche la Gran Bretagna, la Germania, la Spagna e stiamo in realtà aspettando anche qualche dato dalla Francia. Come abbiamo un po' anticipato all'inizio, diciamo, l'Italia, come anche qui si conferma, diciamo, tra i massimi, insomma, ha raccolto più partecipanti. Al 1 ottobre ben 19 caregiver avevano condiviso la loro testimonianza e prevediamo di concludere questo studio per la fine del 2021. Quindi, come già anticipato, essendo lo studio ancora in corso, diciamo che i risultati di cui parleremo non, cioè, sono del tutto preliminari, non si possono trarre delle conclusioni,
ma certamente si può un po' iniziare a costruire e a capire quello che è il punto di vista del caregiver. Andiamo avanti. In questa slide abbiamo un po' qualche informazione generale sui nostri partecipanti, che sono soggetti con un'età media intorno ai 55 anni, equamente distribuiti tra uomini e donne. La maggior parte dei caregiver sono coniugi o comunque partner del paziente, con i quali quindi convivono. Un terzo dei caregiver sono lavoratori a tempo pieno, dipendenti, mentre i restanti due terzi sono o pensionati o disoccupati, e su questo adesso tra poco ci torneremo, oppure lavoratori autonomi. In questa slide però diciamo che l'informazione secondo me più illuminante e più in realtà importante è quella del tempo trascorso a prestare assistenza al proprio malato. Infatti, i caregiver hanno stimato di spendere circa in media 8 ore al giorno a prestare assistenza al proprio familiare, con una media settimanale di più di 50 ore a settimana. E ci tengo a sottolineare quanto questo sia ben più di un lavoro a tempo pieno, perché assistenza si presta tutti i giorni, 7 giorni su 7, per più di 8 ore al giorno. Vi lascio solo immaginare quanto possa essere, insomma, impegnativo, senza contare il fatto poi che la maggior parte dei caregiver ha riportato anche un aumento dell'assistenza, del tempo dedicato all'assistenza durante il periodo pandemico. Una cosa interessante che vediamo nella prossima slide è che cosa hanno risposto invece i pazienti quando gli veniva posta questa domanda, cioè quando veniva chiesto ai pazienti tramite l'app MyRewards quali erano secondo loro le ore ricevute di assistenza da parte dei loro caregiver. In realtà la maggior parte, più del 40%, ha risposto di ricevere più o meno 8 ore e media a settimana di assistenza, che è una risposta quasi, diciamo, diametralmente opposta a quella dei caregiver, e secondo me questo è un dato sicuramente che sarà importante approfondire e capire una volta concluso lo studio sui caregiver, cioè capire come mai c'è questa grossa differenza di vedute. Però andiamo avanti con la prossima slide, torniamo un po' al punto di vista dei nostri caregiver. Allora, qualche percentuale interessante per quanto riguarda la sfera lavorativa, come dicevo prima. Più del 14% dei caregiver ha dovuto adattare il proprio orario di lavoro, ben il 20% invece ha dovuto smettere di lavorare del tutto, mentre per quanto riguarda la propria vita sociale, diciamo, e la propria sfera emotiva, più del 40% dei caregiver dice di aver dovuto diciamo, ridurre il tempo dedicato ai propri hobby, alle proprie attività sociali. E chiaramente a questo punto il 75% di loro riporta un forte impatto emotivo della malattia anche sulla propria vita, e comprensibilmente 2/3 quasi dei caregiver riferisce di essere molto, molto stanco. Diciamo che da queste percentuali si possono trarre, diciamo, delle conclusioni un po' preliminari, come possiamo vedere nella prossima slide, cioè in sostanza più del 30% in realtà di caregiver ha dovuto o adattare il proprio orario di lavoro o interrompere del tutto la propria attività lavorativa. Rimane fuori un 70% di caregiver che, se escludiamo chi è in pensione, sono tutti soggetti lavoratori a tempo pieno. Però da un lato continuano a lavorare a tempo pieno, però dall'altro prestano anche assistenza con una media giornaliera, abbiamo visto, di circa 8 ore al giorno. Quindi, siccome il tempo è una coperta purtroppo sempre troppo corta, se da un lato la tiro sul lavoro e dall'altro sull'assistenza, diciamo, al malato, il quadro che per il momento emerge da questi dati preliminari è che il caregiver ovviamente non ha più tempo per se stesso. Cioè la sua vita è completamente sacrificata a questo punto un po' tra il lavoro e un po' all'assistenza del malato, e deve necessariamente rinunciare a quelle che sono le proprie attività, i propri interessi, la propria vita sociale. E questo, secondo me, è un dato che noi clinici dovremmo sempre tenere in considerazione, e che secondo me sarebbe anche interessante negli studi futuri, su terapie future, sempre prendere in considerazione, cioè non soltanto valutare il miglioramento della qualità della vita del paziente come outcome di terapia, ma vedere anche come migliora la qualità della vita del caregiver. Potrebbe essere, secondo me, uno spunto interessante per, diciamo, per valutare l'andamento di una terapia o comunque della malattia in generale.
spero poi, insomma, di poter concludere presto e con nuovi dati, insomma, provenienti dagli altri paesi. Grazie, speriamo, insomma, tanto a febbraio avremo i risultati, febbraio sarà marzo e immagino che avremo modo poi di vedere quelli definitivi. Comunque questo aspetto del caregiver è molto importante, perché non si può veramente scindere il caregiver dal paziente spesso, e no, lo andiamo a vedere infatti non a caso. Proprio nelle due storie che adesso verranno raccontate, non le raccontiamo, le raccontano loro, perché sono le loro storie, e queste due persone sono mamma e figlia, come vi dicevo all'inizio, sono paziente e caregiver, sono soprattutto Chiara e Manuela, perché le persone non sono pazienti, sono persone, intanto hanno un nome, un cognome, hanno una storia, hanno una vita. E hanno anche, oltre a tutto questo, anche una malattia, la miastenia, che però non è tutto il loro essere, non possiamo ridurre le persone alla malattia. La malattia purtroppo è una cosa che si infila lì e può influenzare la vita, però non è Chiara e non è Manuela. Io comincerei dalla storia di Chiara, che è la figlia, Chiara Castellini. Buongiorno. Quando si raccontano le storie, rompiamo un po' di barriere tra questo noi, loro, che a me non piace nemmeno molto. Ce la racconti un po', in sintesi, la tua storia personale, cioè la storia di Chiara con la miastenia. Sì, allora, io ho 24 anni e mi sono ammalata nel 2016 quando ne avevo 18. E diciamo che con la diagnosi la mia vita è cambiata molto, nel senso che prima, nonostante fossi comunque molto giovane, ero una ragazza molto indipendente e cercava l'indipendenza. Con la malattia, diciamo che è come se fossi tornata bambina. Io fortunatamente non ho un tipo di miastenia molto grave, non ho segni bulbari, però comunque ho una miastenia generalizzata con diplopia e stanchezza a braccia e gambe, che fa fatica a rispondere ai farmaci. Quindi con la diagnosi, che comunque è arrivata ad un'età abbastanza giovane, è stato abbastanza difficile anche dal punto di vista psicologico, perché la mia vita comunque è cambiata completamente. Non ero più indipendente, avevo paura di qualsiasi cosa, l'ospedalizzazione comunque ti segna, e quindi è stato abbastanza difficile anche per la mia famiglia, perché comunque vivendo con loro, come si parlava prima, il caregiver comunque deve assistere sempre. Giusto? Giusto. È come avere una figlia piccola costantemente in casa all'inizio. Poi, come ha detto lei, lei non ha una forma grave, ma nonostante non abbia una forma grave, ha bisogno non certo di un'assistenza di 8 ore al giorno, però bisogna di essere accompagnata, di essere portata, soprattutto alle visite, anche perché si è ammalata molto giovane, quindi nonostante fosse appena maggiorenne, noi genitori all'inizio soprattutto c'eravamo sempre tutti e due, ancora adesso io l'accompagno sempre quando va a fare degli hospital, quando va in ospedale. Un po' per appoggio, un po' perché ha ripreso a guidare da pochissimo, perché non riusciva comunque più a guidare, cioè è comunque, nonostante la forma non sia grave, è comunque molto limitata in parecchie attività giornaliere, quotidiane, senza arrivare appunto alla gravità del ricovero, però a tempi ridotti per qualsiasi tipo di attività, per dire, lei sta studiando e adesso sta anche lavorando in casa, sulla capacità lavorativa effettivamente lei in questo momento non sarebbe in grado di stare 8 ore in ufficio, perché dopo un'ora al computer si deve fermare, perché poi si stanca, perché ad alzarsi presto la mattina si stanca. E tutto questo è difficile da capire per chi non ha la malattia, è difficile anche per noi familiari, nel senso che è vero quello che si diceva prima, e beh, sei stanca, sono stanco anch'io,
È vero, ma lo capisco perché anche noi come familiari, pur vivendo con lei e conoscendo la malattia, facciamo anche noi a volte fatica, perché la stanchezza non sembra una malattia. La stanchezza, vabbè, un po' di stanchezza. E invece in questo caso è proprio la malattia, la stanchezza. E soprattutto in un ambiente lavorativo, io immagino persone più grandi di lei che lavorino da anni, sicuramente si scontreranno con una realtà di ignoranza, in senso proprio di non capire i bisogni. Immagino una persona magari vicino alla pensione, con una ragazza così giovane, se si stanca tu, pensa io. Esatto, esatto. Loro si possono creare dinamiche che magari sono fastidiose finché non ci si conosce bene, poi quando uno magari la conosce bene capisce, però il primo impatto può essere fastidioso. Ma sui miei coetanei comunque, io da quando mi sono ammalata, comunque sono ammalata molto giovane, i miei amici, molti non hanno capito la mia situazione, quindi io ho perso molte amicizie, poi da un lato meglio perché meglio soli che male accompagnati, però comunque mi rendo conto che molti non capiscono la mia situazione e quindi si distaccano. Non è facile. Nonostante io non sia una persona che si piange addosso, nel senso che non mi piace farmi comprendere. Si vede già così dallo schermo che non sei. Sì, beh, questo assolutamente sì. No, però ho delle limitazioni. Lei si è sentita dire non esci con noi perché non vuoi uscire con noi, no? Perché io faccio fatica a fare le 3 di notte. Il suo ragazzo è stato preso in giro, veniva chiamato il facchino perché le portava i bagagli, per forza, perché lei fa fatica. Ma parliamo di questo ragazzo, che evidentemente è un bravo ragazzo. C'era ancora. Sì, c'è ancora, sì. Raccontaci un pochino di questo, di come è andato questo rapporto. Sì, allora, diciamo che lui è sempre stato vicino. Quando mi sono ammalata stavamo insieme solo da 2 anni. E nonostante questo comunque non si è mai allontanato, anzi veniva sempre in ospedale a trovarmi, mi ha sempre supportato e cerca a modo suo di capire le mie difficoltà senza mai farmi pesare niente, perché comunque diciamo che in questi 5 anni di malattia, oltre ad essere cambiata io sia a livello psicologico ma anche a livello fisico, perché io ho preso 36 kg col cortisone, sono cambiate tante cose. Comunque la persona che ha conosciuto 2 anni prima di ammalarsi adesso non c'è più, è cambiata, e nonostante questo comunque lui continua a supportarmi, a starmi vicino, e se ne trovano pochi comunque di persone così. È rimasto anche in questi 2 anni in cui oltre alla malattia c'era anche il problema del Covid, quindi limitazioni. Sì. Tu prendendo il cortisone probabilmente eri ancora più a rischio. Io prendo anche il micofenolato e quindi siamo chiusi in casa da 2 anni, lui vivendo con i suoi genitori, purtroppo quando sta a casa sua stiamo insieme con la mascherina, poi per alcuni periodi si mette in isolamento, fa il tampone e viene a stare in casa mia per qualche settimana, per il resto se no distanziamento, e quindi non è facile. Quindi, a tutte queste tempeste non abbiamo dubbi. Però nonostante questo comunque non mi fa mai sentire in colpa né niente, cosa che molte amicizie che ho avuto mi facevano sentire in colpa di essere malata, che non è una cosa bella perché alla fine non scegli tu di essere malata. No, non lo scegli, anzi credo che se potessi faresti un'altra scelta, no? Assolutamente sì. Direi assolutamente. Passiamo però alla mamma, perché tu ci hai raccontato come si vive da pazienti, vedo che avete un bel rapporto, quindi sicuramente di queste cose avete anche tante volte parlato, però come diceva appunto Manuela, a volte anche per i genitori non è facile mettersi nei panni di, cioè esce sempre quel momento in cui dici su dai, però Chiara fatti forza, spicciati dai, e si fa fatica, no? Però immagino che anche Manuela nel momento in cui, diciamo, immagini più o meno a 18 anni di avere una figlia che ormai sta crescendo, si prende la patente e non la devi più portare, insomma, da una parte l'ansia di mamma, però dall'altra anche finalmente fare cose da sola. Invece proprio in quel momento arriva questa diagnosi, quindi che impatto ha avuto poi questo cambiamento nella tua di vita, quella di Manuela? Non sì, solo Manuela mamma, ma anche Manuela lavoratrice. Certo. Allora, sicuramente all'inizio il primo impatto è stato di paura, perché la malattia non l'avevamo mai sentita. Lei è stata ricoverata 25 giorni e fortunatamente è stata diagnosticata subito, però è stata una doccia fredda per tutta la famiglia.
una volta capito cos'era, è partito tutto la tutto l'iter di cure. Poi lei è stata operata subito, le hanno tolto subito il timo, dopo un mese dalla diagnosi ha tolto il timo, quindi via un secondo ricovero, e poi è stata ricoverata di nuovo per fare le immunoglobuline, poi è stata ricoverata un'altra volta. Quindi, passato l'impatto psicologico dello spavento e della paura, del non conoscere quello, di non sapere cosa stava succedendo, è arrivato invece l'impatto della vita quotidiana, quindi con una figlia che invece di spiccare il volo e andare è ritornata indietro e aveva bisogno di nuovo di noi, ma più di prima. L'impatto lavorativo qual è stato? Per me, allora, io avevo un'agenzia di comunicazione, ero socia in un'agenzia di comunicazione. Dopo qualche mese ho detto io non ce la faccio più a fare questo lavoro, perché psicologicamente non riuscivo a seguire lei, non come tempo, nel senso che fortunatamente anche lì avrei potuto gestirmi il tempo, ma la pressione psicologica di avere una società, di avere dei clienti, di avere e una figlia comunque con i problemi da seguire, io non ce l'ho fatta, ho cercato dell'altro e sono stata fortunata, adesso sono dipendente part time in una società. Part time, se fossi tempo pieno non sarei stato in grado di seguirla, comunque in casa qualcuno doveva farlo, è stata una scelta familiare, cioè è impossibile, quando leggo le statistiche mi domando come fa comunque una persona a lavorare 8 ore e seguire 8 ore il paziente, cioè le 8 ore, come diceva la dottoressa Fanoli prima, la coperta è quella. Ma nelle 8 ore lavorative, in quelle ore che tu magari devi seguire e portare anche il paziente in ospedale, cioè la vedo molto dura per un caregiver seguire e avere un'attività a tempo pieno. Poi chiaro, dipende anche dalla gravità del paziente, dipende dall'ansia del paziente, non solo dalla malattia, perché i problemi che ha avuto Chiara sono più un'assistenza psicologica che assistenza alla malattia. Beh, sono stati un misto, adesso sono più alla malattia, sì. Perché fortunatamente psicologicamente lei non ha mai sofferto di depressione, ma di ansia, di ansia sì, di frustrazione sì, ma non di depressione. L'assistenza sua è stata proprio più medica, purtroppo lei è tra tutti quei casi che abbiamo visto prima di tutte le comorbidità, quindi lei ha l'osteoporosi, lei ha la tachicardia, lei ha la pressione alta, quindi vai dall'ortopedico, vai dal cardiologo, vai dall'endocrinologo, vai per la gastroenterite, per problemi gastrici, è un seguire continuamente tutti i piccoli, piccoli, perché fortunatamente diciamo che sono piccoli danni che al momento o i piccoli malanni che compaiono. Di conseguenza voi siete tra quelli che avrebbero risposto alle domande di prima, che un miglioramento della qualità della vita ci sarebbe se i centri si coordinassero meglio. Questo sicuramente, e se tanti medici conoscessero la malattia, medici non neurologi, perché è una malattia veramente che tanti non conoscono, E tanti hanno paura di questa malattia. Tanti hanno paura e dicono, ogni volta che si va, dicono sì però senti il neurologo prima di prendere questa qua, sì però senti il neurologo, il medico di base non ha, forse è l'unico paziente lei che ha mai visto con la miastenia e quindi anche lui spesso non si fida a dare niente. Quindi questo sicuramente è un problema che immagino sia un problema di tante malattie rare, poco conosciute. Fa in realtà il case manager, quello che tira le fila di tutti. Esattamente, esattamente. A volte dico che questa è stata la mia punizione perché avrei voluto far medicina io. Ma senti, ma anche Chiara mi sembrava che voleva fare medicina. Sì. Senti, volevo infatti prima fare una domanda, perché tua mamma ha detto dell'impatto sul suo lavoro e c'è stato un impatto chiaramente anche sulle tue prospettive, non che scienze bancarie sia male, eh? Abbiamo paura di trovarti poi in banca, verremo a chiedere prestiti e aiuto, però tu avresti voluto fare medicina, sì. Ma al di là di questo, poi si cambia per tanti motivi, banalmente tante persone non accedono al test e quindi cambiano.
Però in generale tu, dicevate prima, fai fatica a studiare o a lavorare 8 ore. Da parte degli insegnanti, quando sei ammalata ancora facevi le superiori, quindi c'era ancora la scuola classica, non l'università. Lì hai trovato comprensione, sostegno, oppure insomma anche lì un po' di difficoltà, come gli amici? Allora, diciamo che a scuola mi reputo molto fortunata perché andavo in una scuola privata, paritaria, però privata, e gli insegnanti erano più come genitori. Quindi nel momento in cui mi sono ammalata, comunque io andavo molto bene a scuola, quindi ero comunque una studentessa che studiava, aveva voti alti, quindi avevo gli insegnanti dalla mia parte. Non ho avuto problemi perché molto comprensivi. Io ho fatto il quinto anno da casa, praticamente andavo solo a seguire le lezioni di fisica e matematica, perché al liceo scientifico comunque sono abbastanza importanti, non si può studiare tutto da sola. Per il resto studiavo da sola, poi andavo a fare verifiche, interrogazioni, però non ho avuto grosse difficoltà. Questo però ha inciso sulla scelta dell'università, perché io volevo fare medicina, ho fatto il test, però senza studiare molto non l'ho superato e quindi ho scelto scienze bancarie come ripiego. Non che sia facile, perché comunque è molto impegnativa, soprattutto studiandola da sola non è facile, però mi richiedeva meno tempo di studio rispetto a medicina. Anche se medicina mi è rimasta qui, anche se il dottore non, so che non è d'accordo sulla mia scelta di medicina, però mi dispiace comunque di non aver potuto intraprendere quel percorso. Va bene, nel compenso c'è tua madre che ha imparato tutte le possibili cose che si potevano fare. Però speriamo, dai, bene per le scienze bancarie. Il punto sarà quello qua, magari se non si trova una soluzione a questa patologia, magari poter avere facilità di accesso a formule come il part-time, oltre il lavoro, si chiama smart working, comunque insomma un lavoro che renda possibile conciliarlo anche con banalmente fare uno spostamento in meno, perché mi diceva prima Manuela anche il fatto di andare comunque già ma lei solo alzarsi presto al mattino, sì, io faccio lei fa fatica ad alzarsi presto. Cioè, quindi quei giorni risparmiata, per cui rimani a casa. Esatto, cioè, oppure avere delle pause. Sì. Perché io comunque vedendolo costantemente doppio, lavorare tutto il giorno al computer è molto faticoso. Fortunatamente sto lavorando con lei, sto facendo uno stage nella parte amministrativa che c'entra un po' poco con la mia università, però comunque... E lo fa in smart working e lo fa coi tempi, è uno stage part time, quindi lo sta facendo con i tempi che le fanno comodo. Speriamo che almeno il coronavirus una cosa buona l'abbia. Ecco, ha portato questo e le lezioni le registrate. Perché io prima non frequentavo. Soprattutto in alcune situazioni. Sì. Che poi è anche quello che ci consente oggi di essere qui insieme. Perché altrimenti se avessimo fatto un convegno, magari in una città diversa dalla vostra, sarebbe stato un bello sforzo per Chiara. Io sono certa ci sarebbe stata. Però sarebbe stato faticoso, no? Più faticoso dal punto di vista dell'ansia, perché non prendo un aereo quando mi sono ammalata, quindi... E invece così ci siamo e possiamo vedere il suo sorriso bellissimo, che è come quello della mamma, devo dire, quindi... Va bene, carissime, io vi ringrazio. Non so se volete aggiungere qualcosa veramente a conclusione di tutto quello che abbiamo sentito oggi, perché insomma di spunti ce ne hanno dati tanti e io preferisco sempre dare la conclusione a chi veramente le vive le cose, quindi vi lascio, volete concludere con qualcosa? È abbastanza. Volevo solo dire che questo studio secondo me è un bellissimo studio, perché non sempre come, cioè quello che dalle visite esce rispecchia la vita del paziente nella quotidianità. E penso che sia comunque molto importante considerare anche la sfera psicologica, come parlavano prima della parte di depressione e ansia, perché per quanto mi riguarda è quella che ha influenzato di più e ha peggiorato la situazione che già viviamo, che comunque non è facile, e magari per vergogna oppure per poca conoscenza è una parte che non ho esaminato subito e quindi è diventata più grossa di me. Adesso ci sto lavorando, però ci vuole tempo poi per uscire dall'ansia o dalla depressione, quindi penso che comunque i pazienti in generale devono fare entrambe le cose, perché comunque la malattia ti cambia la vita, la tua vita non torna più come quella di prima, tu cambi come persona e quindi è importante secondo me anche analizzare quella parte lì.
Sì, e riconoscere effettivamente che ci sono tante forme diverse di questa malattia. Cioè, l'abbiamo visto prima dalle schede, colpisce in maniera diversa. Lei fortunatamente non ha mai avuto sintomi respiratori, però ha i sintomi della vista pesanti. Il fare le operazioni quotidiane, a lei ho lavato io i capelli per mesi. Adesso ha ripreso a lavarli da sola, però abbiamo passato 2-3 anni, non riusciva a lavarsi i capelli ed è vero che colpisce in maniera diversa e il paziente deve, è anche difficile per il paziente capire e accoglierla, perché alla fine devi accoglierla la malattia, cioè ce l'hai, devi fartene una ragione, è inutile combattere, però è anche difficile perché non sai cosa ti aspetta. E questo io ho notato in lei, la sua ansia è sempre stata la paura che arrivassero degli altri sintomi o la paura di avere qualcosa che ancora non hai provato. E purtroppo questa malattia però è così, è fluttuante e colpisce in maniera diversa. E immagino anche il dubbio di sapere se un sintomo è la malattia o è altro. Assolutamente, sì. Assolutamente. Sì, quella è la parte più difficile. Sì, sì. Se hai qualcosa potrebbe essere la malattia, quindi in qualche modo la giustifichi, oppure... Oppure ti spaventa. Aggiungi, ho paura che sia altro, certo. Sì, oppure ti spaventa la malattia, perché oddio, un sintomo della malattia, allora sto peggiorando. Invece magari no, perché hai fatto le scale 2 volte e sei più stanca di ieri. Questo è molto importante. E poi direi, insomma, concluderei anche con se c'è qualche istituzione che ci sta ascoltando, un aiuto anche con una legge per i caregiver, perché venga veramente riconosciuto il loro ruolo e tutelato, perché loro stanno facendo un lavoro che in realtà è una parte assistenziale che lo Stato dovrebbe in teoria fare e non fa, quindi la stanno coprendo queste persone rinunciando in parte con amore e veramente con convinzione, per carità, però è una parte del loro lavoro, quindi anche lì non è riconosciuto, perché viene riconosciuto solo con la situazione di gravità che non ti dà. Cosa che non ti danno, ma in realtà voglio dire, la vediamo, mia figlia non è grave, però... molte cose non le posso fare. Lei la patente la deve rinnovare ogni 2 anni, però non le danno il pass, quindi... Però magari veramente non se la sente di fare un viaggio lungo, quindi deve essere accompagnata. Certo, però magari non se la sente neanche... È difficile, no, da dimostrare. No, anche perché non esiste, però certo. Non sempre quello che si vede, cioè, nel senso io vedo doppio, ma se una persona non lo sa non lo direbbe mai, quindi non sempre è disabile solo chi riconosce ad occhio nudo. È un po' il problema delle patologie rare che spesso non si vedono in maniera evidente, sì. A volte a me dei pazienti hanno detto almeno se fossi sulla sedia a rotelle sarebbe evidente. È vero, ma... Sì, sì, assolutamente, però non è sempre così, ognuno poi ha la sua disabilità. Che ognuno ha la sua patologia, ci sono 7.000 malattie rare differenti, quindi evidentemente è difficile ricondurla a uno schema, però direi che oggi l'abbiamo spiegata veramente bene, con le testimonianze, con i dati, due cose che poi si incrociano, quindi mi fa veramente piacere, io spero che siano passati tutti questi messaggi. E spero che noi ci terremo in contatto, mi farebbe veramente tanto piacere. E direi che siamo in orario, quindi possiamo chiudere. E vi ringrazio ancora e ricordo a tutti sia il comunicato stampa, che potete ancora scaricarlo, che per carità fate la survey, vi arrivano solo pochissime domande, però veramente aiutateci a andare avanti e a capire cosa ne pensano le persone con malattia rara, con la mia storia in questo caso, e i caregiver delle cose di cui abbiamo parlato, perché il vostro feedback è veramente fondamentale, ci vuole pochissimo, io capisco che appunto avete la mia storia, magari siete stanchi, lo fate un po',
però sono pochissime domande e sono importanti. Se ero mai a letto, si fanno dal divano, si fanno tablet, quindi si possono fare, ci abbiamo pensato quando l'abbiamo realizzata, insomma doveva essere una cosa fattibile e quindi vi chiedo veramente di farla. Vi ringrazio e ringrazio ancora l'associazione che ci ha accompagnato in tutto questo percorso e il professor Sacca naturalmente e Argenx che ci ha permesso per la terza volta di fare insieme questi appuntamenti. Ora vi saluto, vi auguro un buon venerdì sera e un bel fine settimana. A presto. Grazie, a presto. Ciao Chiara, ciao Manuela. Arrivederci. Ciao.